Gli anni 40 sono il momento nel quale Moretto è considerato uno dei pittori più importanti di Brescia e le commissioni gli provengono da ogni parte. Moltissime sono le opere che gli vengono commissionate soprattutto in ambito sacro. Tuttavia, si nota un certo tipo di crisi all'interno della sua pittura, che è stata, come ho già detto in altro luogo, in parte colmata da parte degli studiosi con il fatto che, essendo egli divenuto così famoso e così richiesto, dava molto spazio agli allievi e dava molto spazio a coloro che lavoravano nella sua bottega. Questo è certamente vero, perché si notano in diverse sue opere elementi che segnano una qualità inferiore rispetto allo standard sempre straordinario dell'artista quando ci mette lui la mano. Però al di là di questo, non è soltanto la qualità dei suoi dipinti che viene ad avere quasi una battuta d'arresto, ma la qualità della sua invenzione. Ci sono alcuni dipinti dei primi anni del quinto decennio, cioè degli anni 40, che sono quasi fermi davanti a qualche cosa che risulta essere irrisolvibile. C'è una domanda che Moretto si pone dopo il periodo del grande sfarzo delle figure giganti che abbiamo visto interessare gli ultimi anni del decennio precedente. Moretto sembra quasi ripiegare su se stesso. Lo vediamo in due dipinti fondamentalmente. Il primo è quello che si trovava nella chiesa di San Giuseppe a Brescia e che è conosciuto come la Pala Luzzago, che è stata datata 1542, raffigura la Vergine in Gloria con i Santi Michele, Francesco d'Assisi e un donatore. Adesso il dipinto si trova nella Pinacoteca Tosio Martinengo. L'altro invece è il Cristo Eucaristico della chiesa dei Santi Nazaro e Celso a Brescia, che raffigura il Cristo in piedi nella parte superiore, con angeli che raccolgono il suo sangue, e ai suoi piedi ci sono due personaggi dell'Antico Testamento che fanno riferimento al miracolo dell'Eucaristia. Tutti e due questi dipinti sono di qualità, sono entrambi di notevole interesse. La Pala Luzzago risulta molto più faticosa, ha elementi cioè di povertà dal punto di vista proprio qualitativo che devono essere determinati proprio dalla presenza della bottega. Eppure, quello che risulta essere poco convincente è proprio l'invenzione di San Francesco e San Michele Arcangelo. Sono sì due personaggi, ma hanno improvvisamente perso tutta la forza, la solennità, il gigantismo che avevano le figure qualche tempo prima. La Vergine sembra così perdersi in alcuni giochi di asimmetrie. L'unica figura straordinaria è questo donatore, il Luzzago, che nel suo abito nero con pelliccia bianca maculata dimostra ancora la gran qualità del Moretto ritrattista. Però anche nel Cristo Eucaristico di San Nazaro noi vediamo un rinsecchirsi delle figure. Le figure in qualche modo perdono quell'enfasi dal punto di vista proprio della volumetria
e vengono invece a richiudersi quasi in questi panneggi che cominciano a segnare stretto il corpo. Tutto sembra chiudersi dentro una sorta di guscio che è anche messo in evidenza dallo sbiadirsi della luce, potremmo dire così. Non che venga a mancare la luce in questi dipinti, tuttavia è una luce che diventa quasi lattea, assume un tipo di tono che non è più il tono festoso, anche se intellettuale, freddo, gelido di alcuni dipinti degli anni precedenti. Qui è una luce che in qualche modo potremmo dire, utilizzando un termine del tutto errato, è una luce quasi neoclassica, ovvero è una luce che sì, va a indagare tutto quello che si trova lì, ma quasi come se questa luce avesse timore di indagare troppo. Anche per questi dipinti noi possiamo dire che l'ispirazione c'è, l'ispirazione tiene, perché ad esempio in un'opera che potremmo sistemare in questi anni come Lecce Homo di Capodimonte, abbiamo un dipinto di qualità non straordinaria, molto di più, è però un dipinto di piccolo formato nel quale tutto parla di Moretto, però anche qui la figura del Cristo è depotenziata rispetto alle figure che abbiamo visto soprattutto negli anni 30, è depotenziata e viene ad avere un tipo di impatto che porta a domandarci dove stia andando Moretto. E il discorso qui potrebbe prendere diverse derive. Una tra queste, il fatto che, secondo alcuna critica, questi sono gli anni nei quali Moretto entra sempre di più in rapporto con la cultura della pre-riforma cattolica a Brescia. È verissimo. E quindi anche una ricerca interiore molto forte che lo porterebbe a una pittura molto meno sfarzosa da un punto di vista anche e non soltanto dei colori, ma anche e soprattutto della resa volumetrica. Eppure, se questo fosse vero, noi non avremmo dipinti come quelli che si trovano sul finire della vita dell'artista, ad esempio, per fare un esempio, la cena pasquale per la cappella del Santissimo Sacramento in Duomo a Brescia. Che è un dipinto oltre che raffinato, molto ricco, molto, molto pieno di colore, molto pieno di forme, dove l'elemento del manierismo è a tutti gli effetti ben pronunciato. Secondo Ballarin, Moretto si trova qui a un punto di svolta, e questo punto di svolta lo viene a colmare con qualche cosa di nuovo che, secondo lo studioso, gli dovrebbe provenire dai testi del manierismo toscano di Salviati e di Vasari. È un'ipotesi molto affascinante, è un'ipotesi che tuttavia può essere messa in rapporto con altre proposte che sono state fatte via via nel corso degli anni, riguardo a questi anni ultimi della vita di Moretto, soprattutto l'ultimo decennio, cioè dal 44 al 54. Di fatto, il punto di snodo della carriera di Moretto, potremmo dire il punto nel quale Moretto in qualche modo riesce a risolvere i suoi problemi, lo possiamo vedere con la pala di San Clemente nella chiesa omonima di San Clemente, che è del 1548. Prima, cioè gli anni che vanno dal 44 al 48, sono molto interessanti perché vedono un progressivo
riprendersi da parte di Moretto di quel tipo di monumentalità di cui abbiamo parlato per la fine degli anni 30, ma secondo un modo di indagine che mostra sempre di più forte l'attenzione al dato luministico inteso in senso molto più forte, più spietato, più contrastato. Noi lo vediamo bene in opere come il Cristo Eucaristico con i Santi Bartolomeo e Rocco della Chiesa di Castenedolo, nella quale si vede molto bene come il chiaroscuro sia capace di intervenire sulla narrazione di questa pala straordinaria e quindi tutto quello che è il passato morettesco certo non viene a mancare, ma viene a trasformarsi. La stessa cosa la vediamo ad esempio nella Pentecoste che era stata realizzata per la chiesa di San Giuseppe a Brescia e che ora si trova nella Pinacoteca Tosio Martinengo, per la quale è chiaro che il punto di riferimento e il punto di riconoscimento della fonte è Tiziano. Probabilmente la Pentecoste che si trova alla Chiesa della Salute di Tiziano. Però, al di là della composizione, quello che appare più forte è il nuovo sentimento chiaroscurale. Questa Pentecoste è immaginata sotto un portico, con un esterno che finisce in una quinta a bugnato, che non può non ricordare le costruzioni di Giulio Romano. Però le figure vengono in qualche modo innervosite dalla luce, vengono scandagliate da una luce che non è più la luce intellettuale e non è neanche la luce di realtà, ma è piuttosto questa sorta di luce inquieta che noi vediamo anche, ad esempio, nella pala della Madonna in Gloria con Santi e il Cardinale Umberto Gambara e nell'altra tela con la Madonna in trono con i Santi Rocco e Sebastiano di Pralboino. Sono tutti dipinti nei quali il gioco della luce ha una grande importanza, proprio perché diventa un gioco drammatico, un gioco che fa sì che quello che si percepisce sia una vibrazione che potremmo dire già manierista, e manierista però nel senso che non è più una luce tranquilla o una luce intellettuale, come ho detto, quanto piuttosto una luce che viene a toccare quelle che sono le inquietudini. I santi sono sì raffigurati nella loro capacità di mettersi in rapporto, che so, per Castenedolo, al Cristo Eucaristico, hanno la loro dignità, hanno la loro solennità, hanno perso però quella monumentalità che era determinata da una luce che andava a planare sulle superfici, dava ricchezza. Qui è una luce che va a contrastarsi con questa parte superiore dove il Cristo è quasi avvolto da un turbine di vento, con i capelli scompigliati. C'è qualche cosa che indica una inquietudine, indica una tensione, che noi vediamo sia qui, lo vediamo anche ad esempio nelle ante d'organo di San Giovanni Evangelista, che sono un'altra delle opere che vengono realizzate nel corso degli anni 40, insieme alla seconda ondata di dipinti per la Cappella del Santissimo Sacramento. Sono opere queste che allo stesso tempo mettono insieme tutti gli elementi del portato di Moretto e li agglutinano tutti insieme, ma in qualche modo attendono. E per quanto bellissimi, perché la Pentecoste della Pinacoteca Tosio Martinengo e il Cristo Eucaristico di Castenedolo sono dei capolavori, non si può dire che siano dei dipinti della crisi, non sono dipinti della crisi, sono della crisi primi, quelli dei primi anni del decennio. Qui è una crisi risolta sulla base di una rilettura
dei valori plastici attraverso una luce molto più ficcante, una luce molto più spietata, e che noi vediamo in qualche modo risolversi proprio con la pala di San Clemente. È una pala che raffigura la Madonna con il bambino e santi, ed è immaginata all'interno di un'abside della quale esistono però soltanto le pareti, mentre la parte della calotta è lasciata a cielo ed è riempita con dei festoni di vegetazione. Quello che colpisce di questa pala è che quello che colpisce di questa pala è soprattutto il modo con il quale Moretto riesce a mettere in scena qualcosa di nuovo, e questo qualcosa di nuovo giunge a Moretto attraverso la pittura del manierismo, ma soprattutto del manierismo emiliano. Se noi guardiamo bene questa tela, ci rendiamo conto che la parte superiore, con la Madonna così sbilanciata, con queste figure di angeli e del bambino stesso così allungate, non possono che avere a che fare con il linguaggio di Parmigianino, oltre che a quello di Correggio, ma molto di più con quello di Parmigianino. Quindi un modo di ingentilire le figure, fare in maniera che queste figure abbiano una loro nuova potenza, determinata da una luce che si raddolcisce di nuovo, una luce che si schiarisce di nuovo, e soprattutto con delle figure che acquistano una mobilità che era a Moretto, non dico sconosciuta, ma era comunque una mobilità che Moretto non aveva mai sposato, a vantaggio tutto di questa solennità colonnare dei suoi personaggi. Al contrario, da questo momento in poi Moretto inaugura una serie di dipinti che in qualche modo mettono in scena proprio questo tipo di rapporto con il manierismo padano. Lo vediamo sempre nella chiesa di San Clemente, lo vediamo anche in queste due tele, sono due capolavori del periodo, potremmo dire, estremo di Moretto, e sono la pala con le cinque sante martiri e la pala di Sant'Orsola. In tutti e due i casi noi ci rendiamo conto che il modo di dipingere di Moretto ha riacquistato una forza, una volumetria convincente. E abbiamo queste figure panneggiate con solennità, però quello che si è rinnovato è la fonte, soprattutto nella pala delle cinque sante martiri. Noi vediamo che esiste uno stretto rapporto con quello che è il mondo padano, soprattutto, vi ripeto, il mondo emiliano, e lo si vede benissimo soprattutto nella Santa Cecilia. E si vede moltissimo anche nel modo con il quale l'artista dispone le figure di queste sante, che hanno a che fare con qualche cosa di, potremmo dire, leggiadro, ma allo stesso tempo qualche cosa che le rende instabili, che dà a loro la possibilità di uscire da quegli schemi così definiti come erano quelli che erano stati sperimentati da Moretto fino a quel tempo. Alla stessa maniera, bellissima la pala con Sant'Orsola, della quale c'è un'altra versione al Castello Sforzesco, e per quanto abbia una rigida stereometria nell'intesa iniziale, nella costruzione iniziale, al contrario, se si guardano bene le figure delle sante che fanno corteggio attorno alla Sant'Orsola, c'è un cambiare di visi, un cambiare di volti, di disposizioni, che vanno a creare questa sorta di movimento, questa sorta di linguaggio non più fermo, ma sempre di più in movimento, sempre di più in, in,
in spostamento, potremmo dire così. Se guardate ad esempio la figura della giovane sulla destra con questa forma a S che la contraddistingue, vi rendete conto che c'è un portato, che è un portato che giunge a Moretto, vi ripeto, a mio parere, dalla cultura emiliana, che diventa fortissima e che viene a sposarsi con quella che è invece la più genuina matrice morettesca, che vediamo sia nella Sant'Orsola, sia nella figura di sinistra, che ha mantenuto ancora quegli elementi di staticità colonnare e soprattutto di modo di trattare le vesti che vengono ancora da quel tono di seta che abbiamo visto essere già dagli anni 20 e che si continua a vedere anche nello svolazzare dei due stendardi tenuti dalle sante. L'ultimo momento che ci interessa riguarda fondamentalmente gli ultimi 5 anni della vita di Moretto e si inaugura con una tela di straordinaria qualità che raffigura la cena in casa di Levi per i canonici regolari di San Giacomo a Monselice e che ora si trova alla Chiesa della Pietà a Venezia. La tela è firmata 1549 e ci pone davanti a un tipo di raffigurazione del tutto neomonumentale, se potessimo dire così, una nuova monumentalità che si trova nella pittura di Moretto e che è composta da due elementi fondamentalmente. Il primo è, chiaramente questa è una tela enorme, è forse il dipinto su tela più grande realizzato da Moretto, e che ci pone davanti a una nuova monumentalizzazione delle figure, ma in senso del tutto manierista. Lo vediamo benissimo nei tipi fisionomici, lo vediamo benissimo nel modo con il quale l'artista tratta le figure, questo tipo di monumentalità che è data dalla grandezza più che dalla sodezza dei corpi. La potremmo mettere in rapporto all'altra cena in casa di Levi, bellissima, che si trova nella chiesa di Santa Maria in Calchera e che ha quel brano meraviglioso di precedente caravaggesco messo in luce da Longhi, ma che ha un altro tipo di monumentalità perché appartiene a una decina d'anni prima e vive di quella monumentalità di cui si è detto che non è fatta dalla grandezza delle figure ma dalla loro potenza e da un chiaroscuro che torniva queste figure. Ora qui invece le figure hanno mantenuto quell'elemento di svuotamento della monumentalità, ma hanno riacquisito una forza proprio nel diventare esse più grandi, di diventare protagoniste anche dello spazio, non più di possederlo come negli anni alla fine degli anni 30, ma di diventare perfino troppo grandi per stare in questo spazio. Se voi prendete questo dipinto e pensate ad esempio di controllare le proporzioni, vi rendete conto che qui le proporzioni non funzionano. Il Cristo e colui che l'ha invitato a casa sua, che sono seduti a tavola, se si alzassero in piedi arriverebbero all'altezza dei capitelli delle colonne rispetto alle donne che si trovano sulla destra e che sono invece molto piccole. E il servitore è a mezza altezza, e così come dovrebbe essere colui che sta portando il cibo a tavola. La donna che sta ai piedi di Gesù è enorme, lunghissima. Quindi questa sorta di sproporzione quasi che si trova in questo dipinto, che è benissimo camuffata dalla prospettiva centrale, dalla resa stupenda dei particolari, da una qualità del dipinto stupefacente, però ci pone davanti al modo con il quale Moretto rilegge in senso
manierista, ma anche in senso, potremmo dire, quasi, quasi neoarcaizzante la sua pittura. E lo troviamo benissimo anche in un altro dipinto, sempre di qualità altissima, che è il Cristo Eucaristico con i Santi Cosma e Damiano, che si trova nella chiesa di Marmentino. Anche in questo caso noi ci rendiamo conto che prima di tutto abbiamo uno schiarimento della tavolozza, una tavolozza che non rinuncia, contrariamente a quanto è stato detto da alcuni critici, da alcuni studiosi, non rinuncia al colore, non rinuncia ai toni caldi, non rinuncia ai rossi. Qui ci sono queste due bellissime tuniche che simulano il velluto e che sono un colpo di colore, però vedete che nell'insieme il tutto viene risolto con un abbassamento dei valori plastici, viene tutto risolto con un abbassamento della veridicità. Provate a immaginarvi anche qui i due santi messi in piedi, quale grandezza possono avere rispetto al Cristo. Cioè non c'è più il rapporto di proporzione come invece si trovava nella Pala di Castenedolo, dove le tre figure hanno una conseguenzialità l'una con l'altra. Qui noi ci troviamo veramente davanti a una volontaria perdita dell'idea di proporzione intesa come è da intendersi nel Rinascimento pieno, fino ad arrivare a quello che è il capolavoro assoluto di questo momento, probabilmente da porre attorno al 1550, è il Cristo e l'Angelo della Pinacoteca Tosio Martinengo. Anche qui noi vediamo che la raffigurazione è ridotta ai minimi termini. Qui addirittura siamo davanti a un'idea di quasi di perdita del colore, di abbassamento del colore, tanto da arrivare a quelli che sono gli elementi minimi. Ma qui la scelta è una scelta poetica, perché se guardiamo bene la veste color senape dell'angelo ci serve proprio da contrappunto. Moretto l'ha sempre fatto, quello di riuscire a creare delle scene nelle quali la dominante via via si va spostando verso delle tonalità fredde e poi c'è un colpo dato attraverso una macchia di rosso o una macchia di colore più ricco. Lo fa anche qui, solo che qui tutto quello che deve dominare è il senso di sospensione che si trova in questo dipinto, giustamente noto, giustamente famosissimo, ma proprio per il fatto che in questo dipinto Moretto racchiude tutta la sua ricerca, anche spaziale e luministica, ma anche vedete come tutto è reso secondo un criterio che non è più il criterio dell'albergare delle figure all'interno dello spazio, quanto piuttosto del dare alle figure il compito principale di essere protagoniste di ogni cosa. Lo spazio diventa un pretesto e questo noi lo vediamo via via, ci addentriamo negli ultimi anni della vita di Moretto. Credo che non sia il fatto di da parte di Moretto di togliere, di eliminare pian piano il colore dalle sue opere, anche perché non è così. Lo vediamo nelle ultime opere, Moretto è coloratissimo e quindi non è questa la marca delle ultime opere di Moretto. La marca delle ultime opere di Moretto è il fatto che l'artista via via va eliminando tutto quello che è l'apparato attorno alle figure. Quello che viene a contare sempre e di più è la figura, e la figura che diventa l'elemento cardine sul quale sta il dipinto. E questo lo vediamo benissimo non soltanto nelle opere estreme conosciute, ma anche in Pale d'altare, questa pala
che raffigura la Madonna incoronata con i santi Pietro e Paolo e la giustizia e la pace con un angelo, ci fa vedere gli stessi elementi, cioè un rendersi sempre più protagonista delle figure, una perdita del senso delle proporzioni, così come sono le proporzioni studiate nel Rinascimento aureo, e le figure che acquisiscono importanza a seconda della loro disposizione. Questo angelo gigantesco, bellissimo, che viene fuori proprio dalla cultura emiliana, del Rinascimento emiliano, e che viene impiantato qui e che ha rapporti con le altre figure, ma che vengono da altre fonti ispiratrici. Questo dipinto si trovava nella chiesa di San Pietro in Oliveto e oggi si trova al Centro Pastorale Paolo VI a Brescia. Ma poi, se guardiamo bene, le opere estreme di Moretto hanno proprio questa caratteristica. Lo vediamo nella cena pasquale del Duomo Vecchio di Brescia, era per la Cappella del Sacramento. In questa cena pasquale, se guardate bene, tutto è ridotto alle semplici figure. L'ambientazione è quasi annullata. L'ambientazione è quasi inutile. Tant'è vero che se noi prendiamo l'altra opera, che è l'Abramo e Melchisedec, che è stata compiuta da Luca Mombello nel 1555, quindi dopo la morte del Moretto, noi ci rendiamo conto che questo mondo della resa del dipinto messo nelle mani semplicemente delle figure, avrà in Mombello proprio colui che, prendendo questa eredità, la fa diventare un assoluto, ovvero le proporzioni non contano, conta l'espressione. Solo che quando è Moretto che lo fa, viene fuori un dipinto come questo, al quale Mombello dà soltanto il punto di compimento. Ma quando il maestro è il maestro e firma l'ultima tela, ed è un capolavoro direi assoluto, come la Deposizione di New York, noi ci troviamo davanti a un capolavoro assoluto, nel quale quello che emerge è la figura. Tutto il resto, se guardate, lo sfondo è uno sfondo che non ha più niente a che vedere con la verosimiglianza, con gli sfondi che per Moretto significavano l'apertura su uno spazio da abitare. Qui è uno sfondo di pretesto, mentre quello che conta sono queste figure straordinarie, con questo Cristo che viene colto morto nel momento nel quale quasi verrebbe a cadere verso il colui che lo guarda, ed è sostenuto dai due santi, da San Giovanni e dalla Maddalena. Ma se guardate bene, quello che emerge, quel che viene fuori anche da questo dipinto, è il farsi sempre più forte dell'esigenza di espressione delle figure. Queste figure che hanno un tasso di realtà fortissimo, guardate ad esempio la figura di San Giovanni, mentre più stereotipata è la figura della Santa Maria Maddalena. Ecco, queste figure riescono a cogliere l'elemento di massima espressione, e questo elemento di massima espressione è quello che interessa all'artista sul finire della sua carriera. Quindi anche qui il chiaroscuro, anche qui la potenza della volumetria, sono tutti subordinati non più alla conoscenza, ma al modo di esprimere. Di esprimere quello che viene raffigurato, e quindi di entrare in rapporto con colui che guarda il dipinto, e soprattutto se è un dipinto sacro, entrare in un rapporto di empatia, che è un rapporto che è fatto per entrare nella dimensione del mistero.